Tu non ricordi la casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende nella sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. L'ibeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. Questa è una poesia di Eugenio Montale, dalle Occasioni, una delle raccolte più celebri. Tu non ricordi la casa dei doganieri. A chi sta parlando Montale? Sta parlando a una ragazza, a una giovane donna con cui ha condiviso un'estate in una casa, in un luogo specifico, in Liguria, Monterosso sul mare. E se passa il tempo e l'altra persona che era con noi non ricorda più qualcosa che noi ancora ricordiamo, quella memoria funziona, quella memoria esiste, è reale? Oppure se siamo soltanto noi a ricordare un passato condiviso e l'altro o l'altra è disperso, forse si frantuma anche il senso di un'identità. Ecco, se uno avesse vissuto una vacanza insieme a un amico o un'amica e poi lo ritrovasse dopo anni e quell'amico o quell'amica non ricordasse più, quanto saremmo sconcertati, turbati, forse feriti, delusi. E se quell'amico o quell'amica a un certo punto sparissero, uscissero dal tempo, morissero, restiamo soltanto noi, questa è un'immagine della poesia di Montale, tenendo un filo, il capo di un filo, ma all'altro capo non c'è nessuno. È una poesia non tanto sulla memoria, ma sulla impossibilità della memoria, sulla impossibilità del ricordo, sulla necessità di inventarsi un ricordo per tenerlo vivo, per tenerlo saldo, quando appunto la furia del tempo spazza via i contorni delle cose. È tutto giocato su un luogo che esiste ancora, è lì, quella casa sferzata dal libeccio, quella casa a strapiombo sulla scogliera, e continuano i flutti a sbattere contro le pareti di roccia. La casa c'è, ma non c'è più nessuno, o quantomeno non ci sono più quelle persone che un tempo l'hanno vissuta e abitata. E l'ultimo verso dice: tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. Ecco, questa incertezza finale è l'incertezza sul tempo che passa, l'incertezza sullo sbriciolarsi, sullo sfarinarsi della nostra memoria. E se la memoria vale, l'identità si sovrappone all'identità, quando perdiamo i ricordi, forse perdiamo noi stessi.